Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente che sono io. E ben trovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Titolo del video di oggi è La vera differenza tra te e il narcisista. Allora, andiamo subito al sodo. Qual è la vera differenza che c'è tra una persona empatica e il narcisista? È il punto di partenza. Il punto di partenza cosa significa? In tutte le cose che il narcisista fa, lui ha un punto di partenza, che è questo. Cosa tu puoi far per me? Nella vita invece di una vittima, di un narcisista patologico, quindi una persona empatica, il punto di partenza è cosa io posso far per te. Questo punto di partenza fa tutta la differenza del mondo e ti spiego il perché. Nelle relazioni tossiche, il narcisista patologico cerca di andare a incastrarsi perfettamente come un puzzle. Cosa significa? Significa che lui, come un predatore, perché ricordiamo che il narcisista patologico è il perfetto predatore sociale, ricerca una persona che rappresenta al 100% le qualità di altruismo, le qualità di empatia che a lui mancano. Lui sa che più il grado di empatia e di altruismo di una persona è alto, e più lui potrà perpetrare meglio i suoi abusi. Andiamo a leggere cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola egoismo, che è la base su cui si fonda il narcisista patologico. Per egoismo si intende un insieme di atteggiamenti e comportamenti finalizzati unicamente al conseguimento dell'interesse del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini a costo di danneggiare e comunque limitare gli interessi e la libertà del prossimo. Se ci mettiamo anche che il narcisista patologico, oltre al puro egoista, è una persona sadica, perché i narcisisti hanno determinate caratteristiche che sono il sadismo, la mancanza di empatia, il bisogno di continua ammirazione, continue cure da parte della vittima, l'individualismo sfrenato, molto competitivo, molto permaloso, molto invidioso. Insomma, non è soltanto una persona egoista ma non disturbata. Il narcisista patologico è l'apoteosi dell'egoismo. Invece, nella vittima succede un'altra cosa, che è quella per cui il suo punto di partenza è l'altruismo. L'enciclopedia dice che altruismo si indica l'atteggiamento e il comportamento di chi ha la qualità morale di interessarsi al benessere dei propri simili. Attenzione, interessante. Questo concetto è applicabile sia nella biologia che nella psicologia. Il concetto è l'opposto di egoismo. Credo che l'enciclopedia incornici perfettamente il mio ragionamento. Ci aggiungo un'altra cosa, il senso del dubbio. Questo fa una grande differenza tra la persona empatica, cioè la vittima di narcisisti, e il narcisista. Il narcisista non ha dubbi, perché l'interesse deve essere suo. Quindi lui conosce quello che tu puoi dare, dopo che tu non gli dai più, non gli servi più, devi andare a fare in culo. Perché? Perché non nutre più il suo egoismo e lui non ha dubbi, va bene così, deve andarsene via. Punto. Invece la vittima altruista, che cerca di immedesimarsi negli stati d'animo altrui, ma soprattutto di quelli del narcisista patologico, che è un egoista, cosa succede? Che gli viene il senso del dubbio. E qual è? Avrò sbagliato qualcosa?
Potevo far di più? Ma cosa ho fatto di male? Domande senza risposta. La verità è uno: che il narcisista patologico è uno stronzo, mettiamola così, un disturbato emotivo, che in maniera del tutto egocentrica ed egoistica prende le persone, le utilizza come strumenti e le caccia via come scarpe vecchie. Punto, finito. La vittima, una volta che ha metabolizzato il lutto della perdita, della rottura con il narcisista patologico, deve ricordarsi che lei è un dono prezioso per questo mondo, sempre più egocentrico, e non deve aver dubbi. Ha fatto tutto ciò che poteva fare. È incappata in un abusante, in una persona disturbata, che è il narcisista patologico. Basta. Tutto qui. Non hai colpe. Il senso di colpa mettilo nel cassetto. Perché di colpe non se ne hanno. Hai dato tutto, hai provato a ricucire il rapporto, lui non ha voluto e ti ha sempre trattato peggio. Closet, finito. Si volta pagina. Come? No contact totale. È difficile, ma possibile. Tienilo per 90 giorni e troverà la serenità. Tutto qui. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda il motto: l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più egocentrico ed egoistico e quindi narcisistico, persone empatiche come te sono un dono prezioso. Quindi tieni cura di te stessa. Se ti è piaciuto il video, clicca il like. Ciao da Stefano.